semplicissima, perché anche la prima volta la presentazione, come diciamo, cosa ne sa questa, diciamo, cosa voleva dire, perché sono molto orgoglioso e presuntuoso, e sapere che ci pensavo come di non aver bisogno, quello mi dà molto fastidio, che uno mi fa notare quello che non so, quello che non sono capace di fare, però so di non saper far tutto, e riuscire a fare questo corso mi ha sbloccato, perché mi ha fatto vedere quante cose non ero capace di fare, ma che con poche cose posso essere riuscito. Ti ha reso più umile, no? Sì. E più umile, perché so che posso migliorare tante cose, e anche che ogni barriera, come può essere superata con degli strumenti che, se non sai che esistono, ti sembrano impossibili. Il fatto di imparare i nomi delle persone, semplicemente, oppure memorizzare o organizzare, o andare oltre i propri limiti così organizzativi, o sapere che c'è qualcos'altro, insomma. Io sono molto razionale e che faccio tutte quelle mie forze, come, no? Cioè, se ce la faccio, boh, se non ce la faccio, non ce la farò mai, come. Vuol dire che non si può fare. Se non ci sono arrivato. Questo mi ha aiutato a spezzare un attimo l'emotività di parlare davanti a un po' di persone. Allora, l'approccio mio a questo suggerimento del corso di memoria non l'ho fatto in prima battuta per carenza di memoria, anzi credo di averne un buon dosaggio di memoria, però non per questo non mi sono fatto perdere l'occasione di poter anche sfruttare quali meccanismi posso incrementare nella capacità di apprendimento, anche sviluppare una serie di programmi nell'arco di una giornata seguendo delle scalette più logiche, non troppo a sguizzi. Questo percorso che abbiamo fatto di compagnia, di gruppo, a me è servito moltissimo personalmente per potermi confrontare con persone, professionisti di altre specialità, non solo la mia. Purtroppo capita nella nostra specialità di sentirsi sempre i leader del nostro settore come unica punta, come un deo dell'Olimpo. Non ho mai condiviso questa opinione, ho sempre cercato di abbassarmi, anche se tendenzialmente ho ereditato altre educazioni, come da parte dei miei, potevo dar di più, figlio unico, potevi fare meglio, sempre tira, 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 insomma mi sono trovato che a 30 anni avevo costruito di tutto, di più, e non mi ero mai fermato un attimo per dire, non ce l'ho mai fatta. E star qua con voi è stato un doppio lavoro, un lavoro che merito della conduttrice Nicoletta, ma anche un merito tutto vostro, della vostra compagnia, che mi avete dedicato, perché il mio carattere, lo metterò per la prima volta, un carattere micidialmente bastardo. Quindi ringrazio voi e la giornata di oggi che mi permette di dirlo per la prima volta serenamente, sul proprio carattere testardo. E ho risvegliato delle tecniche, abbiamo approfondito delle altre, come apprendimento, come rilassamento, come colori, switch. Ho avuto un'enorme soddisfazione di poterle applicare in famiglia con le bimbe, e quindi lì è un'apoteosi mostruosa, cioè proprio vedere progressi e crescite enormi. L'autostima mi ha aiutato a concretizzare l'autostima su me stesso. Non resta altro che dire grazie di questo incontro e mi auguro di incontrarci presto sul prossimo. Durante la presentazione ho pianto, ti nascosto, non ho pianto perché ha toccato molte corde mie. E soprattutto ha toccato la corda del meritarsi le cose. E io sono cresciuta in una famiglia dove non mi è mai stato detto sei brava. Mi è sempre stato detto puoi fare meglio, e ha costruito dentro di me un po' la sensazione di non essere sufficiente mai a niente. E questo corso, al di là di tutti gli strumenti tecnici per lavorare meglio, che sono utilissimi, mi ha dato proprio quella consapevolezza che se voglio posso. Bella, mamma mia. Io devo dire che ho capito adesso che a casa comunque ho un insegnante, e di solito quando tu hai un insegnante a casa, quella non è mai un insegnante, cioè se tu sai sciare bene ma tuo figlio vuoi sciare bene, comunque per tuo figlio non sei il maestro da sci. Certo. E quindi non... Io mi sono accorto che, forse per fortuna, io ho una moglie manager,
che ha, ha posti molto di prestigio in Italia a livello nazionale nella sua azienda. Però sai, il fatto di averla a casa fa sì che tu hai una persona normale. Adesso mi rendo conto che comunque questo corso mi ha avvicinato molto a lei, nel senso che capisco lei come vede le cose e capisco com'è arrivata, ok? Partendo anche dal fatto che ha avuto gli stessi problemi sui di lei, cioè nel senso che non gli è mai stato riconosciuto dalla famiglia, sei brava ma puoi sempre farcela. E quindi da questo momento forse il rapporto con mia moglie migliorerà sicuramente. Wow. Che... E poi un'altra cosa, è molto complesso l'argomento, nel senso sì, è facile ma comunque è complesso. L'ho anche scritto, molto probabilmente la tua semplicità nel porlo, nel presentarlo, fa sì che sia meno pesante, sia normale fare un corso del genere, ecco. Quindi complimenti a voi tutte quante. Grazie. Ricordavo le cose, ma forse credo non sia un problema di capacità di memoria in sé, è solo una forma emozionale, così, una forma di timidezza, di difficoltà di relazionarsi, eccetera. Ho avuto qualche spunto effettivamente, come vi dicevo anche l'altra volta, di applicare delle metodologie, o meglio, dei modi di pensare che in questo mi ha molto aiutato e penso mi aiuterà ancora nel futuro, per cui ho cambiato completamente l'obiettivo della partecipazione al corso, anche se obiettivamente tutti i corsi degli artigiani io ci sono. Perché sono del parere che c'è sempre qualcosa da imparare comunque. Oh, certo, sì. Perché ho fatto dei corsi di fotovoltaico o qualsiasi cosa, che so che fotovoltaico a Venezia non servirà, non avrà mai nessuno sbocco e questo è innegabile. Però solo per avere la possibilità di partecipare, di confrontarsi, sentire una discussione, è una cosa che gratifica, per cui mi piace e partecipo sempre molto volentieri.